oggi in vigore nuove regole per l'utilizzo del Green Pass anche a scuola e nei principali mezzi di trasporto pubblici in Molise. Intanto aumentano i positivi, 27 nelle scorse ore. Lavoratori in allerta dopo la notizia della sospensione momentanea della produzione nello stabilimento Sevel di Atessa, voci su una presunta delocalizzazione. Il centro-sinistra di Isernia punta sulla figura emergente del giovane Piero Castrataro per la vittoria alle elezioni amministrative del 3 e del 4 di ottobre. L'estate a Castel San Vincenzo premiata dalla grande presenza di turisti provenienti soprattutto da fuori regione. In autunno nuovi progetti ai piedi del lago. E buongiorno a tutti e ben ritrovati con il telegiornale del giorno di TLT. E lungo la penisola aumentano i ricoveri e i contagi in queste ore. In Molise invece si allarga il focolaio di Trivento e il sindaco non esclude ulteriori restrizioni. Da oggi invece ci sono nuove regole per la capitale per quanto riguarda l'utilizzo del Green Pass, ma andiamo a vedere. L'estate è ormai giunta al termine, negli ospedali italiani si toccano con mano i primi risvolti negativi a causa di assembramenti e vari comportamenti scorretti. La diffusione della variante Delta e l'allentamento delle inoculazioni giornaliere si ripercuotono così sulla gestione della pandemia. L'Istituto Superiore di Sanità allerta le comunità scientifiche e annuncia un incremento delle morti fino alla fine di dicembre. In Molise le cose non vanno meglio, il tasso di positività sale al 4,1% e si allarga ancora il focolaio a Trivento. Il sindaco Pasquale Corallo a tal proposito non esclude ulteriori provvedimenti restrittivi. Sale così a 29 il numero complessivo dei contagiati in paese, dove sono decine le famiglie in quarantena. Proseguono intanto le vaccinazioni nei principali centri della regione. Si spera che presto la maggior parte delle persone termini il ciclo vaccinale o proceda alla prima inoculazione. La giornata di oggi segna anche un nuovo punto fermo da parte del governo centrale e il Green Pass diventa obbligatorio anche sui principali mezzi pubblici. Non più solo ristoranti, palestre e musei, il certificato verde è necessario anche per gli spostamenti sulle tratte a lunga percorrenza e per entrare a scuola, per l'intero personale e per gli studenti universitari, esclusi i minorenni. L'obbligo è esteso anche ai treni che viaggiano di notte, ai bus di linea che collegano differenti regioni e quelli a noleggio con conducente. E la dottoressa Vilma Sferra ha assunto l'incarico di nuovo direttore sanitario al nosocomio di Agnone. L'ospedale San Francesco Caracciolo era infatti sguarnito di questa figura di vertice nell'organizzazione sanitaria interna. La nomina è stata firmata dai responsabili dell'ASRE. E cambiamo adesso argomento, preoccupa molto i lavoratori e le loro famiglie la notizia circa la sospensione della produzione nello stabilimento Sevel di Atessa per un problema relativo all'approvvigionamento di alcuni componenti. Il timore viene dalle voci anche di una delocalizzazione delle lavorazioni in Polonia, ma andiamo a vedere il dettaglio. Sono tra i primi a chiamare alla lotta gli attivisti del Partito Comunista del Molise e lo fanno utilizzando lo slogan di operai molisani e abruzzesi «Unitevi». Lo fanno per richiamare fortemente quello spirito di azione che arriva questa volta dallo e nello stabilimento della Sevel di Atessa, dove solo alcuni giorni fa è stata annunciata una sospensione della produzione, pare per un problema legato al mancato approvvigionamento di alcuni componenti. Una situazione che si colloca nel clima delle cattive altre notizie, finora solo voci, ma voci fatte di eventi assai negativi che parlano di una possibile delocalizzazione della produzione in Polonia. La questione sembra essere molto vicina al vocio che sta salendo da ogni parte della zona industriale di Atessa, visto e considerato che alcune aziende dell'indotto, si afferma in uno specifico comunicato, hanno già cominciato ad inviare i componenti dei loro prodotti a Glivice. Intanto sono tutti sicuri di una cosa, le sorti della fabbrica abruzzese in cui sono impegnati molti lavoratori molisani potrebbero avere un impatto anche sulla Stellantis di Termoli, poiché è qui che si produce il motore M40. Se dunque lo stabilimento verrà ridimensionato, cosa perfino prevista visto che si sta parlando di tagli al personale, ci saranno di certo conseguenze per lo stabilimento in Molise.
E no ai licenziamenti illegittimi, esplode nuovamente la protesta dei lavoratori della vigilanza privata in regione, previsto per domani mattina un nuovo sit-in dinanzi il Consiglio regionale a Campobasso, ad annunciarlo il sindacato di base Cobas. E passiamo adesso alla politica. Il centrosinistra di Isernia punta forte sulla figura emergente del giovane Piero Castrataro, ingegnere di 46 anni, per la vittoria alle elezioni amministrative del 3 e del 4 di ottobre sul centrodestra. Ma andiamo a vedere. Vittorio Nola, da Campobasso, sede politica, e da Venafro, sede come domicilio, come si vede quello che sta succedendo a Isernia per quanto riguarda i candidati alle prossime votazioni a sindaco di Isernia? Ah, mi sembra che sia stato fatto un ottimo lavoro di divisione dell'acqua dall'olio, come dico io, perché il centrosinistra ha scelto una persona giovane, esperta, tra l'altro già avuto incarichi al comune di Isernia in un periodo felice per la città, 46 anni, e i principali partiti hanno fatto un passo indietro. Quindi sostanzialmente si va proprio in quello che chiedono i cittadini di Isernia, le associazioni e i movimenti. Il programma è un programma a cui abbiamo contribuito un po' tutti, quindi è un programma che vedrete il sindaco Castrataro, potenziale sindaco Piero Castrataro, annuncerà nei prossimi giorni. E quindi è stata una gestione molto semplice, che va incontro a quello, come ripeto, che i cittadini di Isernia e di tutta la nostra provincia desidera. Invece abbiamo assistito al solito balletto del centrodestra, dove fanno finta di bisticciarsi, non bisticciarsi, dopodiché vanno insieme, si mettono insieme cocci vecchi, cocci nuovi, sulla base di un'amministrazione che non ha obiettivamente lavorato bene per la città di Isernia. E quindi io mi auguro che i cittadini questa volta decideranno, una volta e per tutte, che bisogna cambiare marcia. Cioè, che ci sia uno scontento diffuso tra la popolazione per la gestione in regione è un dato di fatto. La realtà e soprattutto le prospettive non sono esaltanti. Avete visto che all'inizio dell'estate, in cui tra l'altro ho chiesto di svolgere subito un ciclo di audizioni proprio sul lavoro e sui casi sia di crisi aziendali sia sul rilancio delle aziende, e questo non è stato fatto. Allora tenete conto che noi arriveremo a settembre-ottobre, quindi nei prossimi mesi, in cui non abbiamo definito nessun progetto per il PNRR. Quindi non abbiamo quella leva che ci consentirà di fermare lo spopolamento. E quindi noi, che cosa sta accadendo? Che i nostri giovani, bravi, tra l'altro, si laureano, le famiglie spendono per mantenerli agli studi anche presso la nostra università, che sta andando molto bene, che sta registrando anche dei numeri importanti. Il problema è che loro si laureano e poi vanno via, perché il lavoro da noi non viene proposto. Ma se nessuno ci lavora prima, è certo che è impossibile che le aziende si possano sviluppare da sole. Quindi abbiamo il problema dei nuclei industriali che non stanno funzionando bene, anzi, avete visto quello che è successo con le varie revoche che hanno preso di mira, tra l'altro, il nucleo industriale di Campobasso e anche quello del Cosib di Termoli. Quindi ci sono nomine illegittime, i nuclei industriali che non programmano, e abbiamo gli altri problemi importanti, riguardano l'agricoltura. Sui cinghiali non si sta facendo nulla, anzi, proliferano in maniera indiscriminata. E anche queste assistenze che si dicono e che si chiedono per l'agricoltura sono provvidenze che fisicamente non arrivano. Ed è fissato alla giornata di sabato 4 settembre il termine ultimo per la definizione delle candidature alle elezioni amministrative previste per il 3 e 4 di ottobre in Molise, che riguardano 31 comuni. In regione particolare attenzione proprio su Isernia, unico centro al voto con più di 15.000 abitanti, e dove è previsto anche un eventuale turno di ballottaggio per il 17 e il 18 di ottobre.
E l'amministrazione comunale di Macchia di Isernia ha deciso di replicare l'azione di sostegno già attivata lo scorso anno nei confronti dei commercianti che vivono uno stato di difficoltà dovuto alle conseguenze della pandemia di quest'ultimo anno. Ha messo a bilancio 6.000 euro fondi esclusivamente comunali che potranno essere così di aiuto alle piccole imprese commerciali presenti sul territorio del paese. Il bando è scaricabile sul sito del comune. E ci spostiamo adesso a Campobasso, dove l'ordinanza del sindaco Roberto Gravina stabilisce la proroga delle limitazioni degli orari dei pubblici esercizi e di altre norme relative alla vendita di bevande ed alimenti, che trova la netta opposizione invece dell'associazione Pubblici Esercizi Molise. Andiamo a vedere. Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina il 30 agosto firma un'ordinanza dove si ribadiscono per alcune zone e strade della città alcune limitazioni degli orari dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, bar, ristoranti, pizzerie, pub eccetera, e di vendita di generi alimentari e divieti di vendita da asporto a tutela del decoro e della sicurezza urbana. Le norme contenute nel documento hanno prodotto l'atteggiamento critico degli esercenti e dei dirigenti dell'APEM, l'Associazione Pubblici Esercizi Molise, rappresentata da Paolo Sant'Angelo, che ascoltiamo. Il terzo rinnovo che il Comune effettua su questa ordinanza, che è stata emessa a giugno con una nota della Questura perché c'erano alcune problematiche relative all'ordine pubblico e così via. Poi era un periodo anche in piena pandemia, insomma, pandemia. Ad oggi le situazioni sono cambiate, ma la cosa più grave è che il Comune continua a non ascoltare le associazioni di categoria, le parti sociali, le parti sindacali, perché queste cose vanno eventualmente concordate con le parti sociali, vanno ascoltate le parti sindacali, e poi il Comune può decidere di accettarlo o meno il parere delle parti sindacali, appunto. Però questo non avviene, ma non avviene già da un po' di anni, quindi si adottano delle ordinanze che noi veniamo a conoscenza alcune volte anche dai giornali, quindi ancora dopo che viene emessa. E quindi non ci sembra corretto da parte delle attività che si organizzano per lavorare e quindi hanno un modo di organizzarsi che ha bisogno comunque di tempo, e il tempo, cioè le associazioni di categoria o soprattutto i pubblici esercizi ad oggi si ritrovano di nuovo a combattere con un orario che noi non lo giustifichiamo, perché il piano vaccinale sta andando come dovuto, le situazioni sono cambiate se parliamo della zona della Movida. Poi ancora oggi non ci chiediamo perché non colpiscono eventualmente le attività che hanno e che non rispettano le regole. Facendo un conteggio sul piano di quello che si perde praticamente da questo, ecco, c'è una visione da parte vostra? Tantissimo, perché il notturno, un'oretta, un'ora, perché parliamo della restrizione alle 2, e penso che sia una delle poche città che sia rimasta con delle restrizioni comunali, perché nelle altre città non si adottano gli orari che si applicano a livello nazionale, quindi sono le 3, e comunque quell'oretta nel notturno fa tanto, e è un incasso importante. Poi insomma, non è che hanno a che fare con persone che non sanno gestire la clientela, sono tanti anni, insomma, e si ci accanisce sempre su una zona e si colpisce tutta la città. E c'è un cambio di vertice al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso. Dopo 3 anni al tenente colonnello Eugenio Antonucci subentra da oggi il tenente colonnello Marco Soldano, il nuovo comandante. Ha 44 anni, originario della provincia di Foggia, un plurilaureato, ha frequentato l'Accademia del Corpo nel 1988 ed ha maturato importanti esperienze di servizio nel comparto della tutela entrate, in particolare nel settore delle verifiche fiscali complesse, nel mercato dei capitali, del contrasto al riciclaggio e la lotta alla diffusione degli stupefacenti, operando a Roma, Genova e Bari.
E cambiamo adesso argomento e parliamo di stagione turistica. Buona quella di Castel San Vincenzo alle Osi delle Mainarde, in programma eventi anche per i mesi seguenti con villaggi a tema natalizio. Andiamo a vedere le interviste. Simone Notardonato, un bilancio ad oggi? Bilancio ad oggi più che positivo. Diciamo che abbiamo avuto un aumento di circa un 20% rispetto all'anno scorso, quindi bilancio più che positivo. Arrivi nuovi da dove? Arrivi nuovi da Nord Italia soprattutto, dal Trentino, dal Veneto, e ci fa immensamente piacere. La cosa bella è che, come ripeto, c'è stata una bella affluenza dal Nord Italia, qualcuno anche dall'Europa. Per fortuna iniziamo a farci conoscere a livello europeo. Fra quando si conclude questa estate a Castel San Vincenzo? Ma io spero che non si concluda mai. Però, diciamo, noi saremo aperti intorno fino a tutto ottobre. Poi vedremo. Abbiamo in progetto già la stagione invernale. Dal 22 novembre partiremo con i mercatini di Natale, con il villaggio di Babbo Natale. Sarà una bella esperienza, speriamo. Terza stagione qui al lago di Castel San Vincenzo, ad oggi che bilancio possiamo tirare fuori? Ah, sicuramente positivo. Abbiamo avuto un'estate molto, molto piena, interessante. La nostra soddisfazione è soprattutto sulla tipologia di cliente che abbiamo avuto, che appunto il primo anno è stato un anno d'osservazione, il secondo abbiamo provato a indirizzare la clientela a quello che noi ci aspettavamo, che erano proprio le famiglie, gli sportivi, gli amanti della natura, insomma. E quest'anno abbiamo avuto per fortuna questa risposta, quindi la clientela è stata non selezionata perché si è autoselezionata rispetto a quello che abbiamo offerto e quindi abbiamo avuto questo tipo di risposta. Tanta gente, molti hanno apprezzato le novità dell'anno, quindi insomma siamo abbastanza soddisfatti. Quelli che sono venuti da più lontano, da dove? Allora, abbiamo avuto, a parte gli stranieri, diciamo, che sono arrivati dall'Olanda, dalla Germania, dall'Inghilterra, abbiamo avuto i bolzanini, cioè che questa è stata una novità interessante perché insomma venire da un territorio naturalistico come quello del Trentino Alto Adige e apprezzare il territorio montano del Molise è stata una grande soddisfazione. Addirittura persone che si sono fermati più dei giorni che avevano programmato proprio perché hanno trovato delle bellezze inaspettate, quindi quello è stato piacevole. Diceva Simone Tardonato che anche durante l'inverno sarete aperti con delle attività. Allora, abbiamo organizzato un'attività nuova, anche nuova per il territorio, che è il villaggio di Babbo Natale. Quindi, diciamo, dal 22 novembre al 6 gennaio saremo aperti, nei weekend in particolare, con una presentazione di uno spettacolo, di un percorso, soprattutto continuiamo, insomma, a proporre alle famiglie e ai bambini, che farà vedere l'ufficio postale per mandare le lettere a Babbo Natale, il villaggio degli Elfi, la casa di Babbo Natale e chiaramente poi ci sarà un'attrazione di tipo sportivo come il pattinaggio su ghiaccio sintetico nel nostro caso e dei casotti, delle casette per offrire anche food e particolarità natalizie, insomma. Signora, si dice che l'unione fa la forza, lei fa parte della squadra, ma una partecipazione attiva la sua. Beh, io mi occupo della reception, quindi l'accoglienza dei clienti. Noi tutti quanti partecipiamo ovviamente attivamente al programma estivo, quindi sì, siamo tutti presenti. E sport acquatici e non solo a Castel San Vincenzo, l'estate 2021 all'insegna del movimento all'aria aperta. Il CONI a sostegno di questo progetto. Vediamo. Quest'anno stiamo facendo le cose in grande. Beh, diciamo che volevamo fare un mare di sport, anzi è meglio un lago di sport. Abbiamo portato più attività, non solo quelle lì acquatiche che generalmente vengono fatte su questo lago. Abbiamo voluto ampliare un po' quello che è il bacino d'utenza degli sportivi e il CONI ci ha coinvolti per creare questa bella iniziativa sul lago di Castel San Vincenzo. Quante persone sono coinvolte in tutto? Beh, soltanto le federazioni sportive possiamo vantare le maggiori che esistono in Molise. La Federazione Italiana Canottaggio, la Federazione Ciclisti, Atletica Leggera, la
ma abbiamo avuto anche una mano grande da parte di alcune associazioni che si occupano di salvataggio in acqua con i cani di salvataggio, con i cani bagnino. Non solo, abbiamo avuto una serie di attività anche che hanno coinvolto quelle che sono le attività del territorio, come per esempio Cascate del Volturno, in cui abbiamo fatto delle escursioni. Abbiamo avuto anche la proiezione di un documentario della LIT molto interessante, che parla di quanto siano effettivamente sani i prodotti del Molise, in particolare l'olio, per prevenire il tumore. Insomma, ci siamo attivati su più fronti quest'anno per creare qualcosa che possa essere ancora più inclusivo e a 360 gradi. Tutto interessante, ma a me incuriosisce molto diciamo l'esibizione dei cani che aiutano. Sì, allora i cani bagnino sono già un'attrazione nella zona di Pescara. La Sea Rescue Dog è venuta qui di proposito a far conoscere i suoi splendidi esemplari di Labrador, eccetera. E ci sarà uno spettacolo per i bambini in cui faremo vedere come si salva effettivamente una persona in acqua grazie ai nostri amici a quattro zampe. E a Larino sono conclusi i lavori di rifacimento stradale del tratto che permette il collegamento dell'abitato con la Fondovalle Biferno attraverso la strada provinciale Bosco. L'ente provincia, con circa 250.000 euro, è intervenuto in maniera diffusa sulle deformazioni dell'asfalto che ne rendevano pericoloso il transito. E si terrà sabato 4 settembre alle 18 presso il comune di San Giuliano del Sannio il convegno intitolato La pratica sportiva negli over 60, organizzato dal Comitato regionale dell'Associazione Nazionale Stelle Palme e Collari d'Oro al merito sportivo. Il tema dell'incontro è stato scelto per suggerire ai tanti ultra sessantenni che si cimentano nella pratica sportiva alcune di quelle che sono le attenzioni sanitarie per poter esercitare discipline come la corsa, il nuoto, il ciclismo oppure il tennis. Ma andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Molto sole e poche nubi oggi sul Molise, parziale copertura del cielo dalla serata. Le temperature sono comprese tra i 16 gradi di Campobasso e la massima di 26 a Termoli. Ventilazione dai quadranti settentrionali, poco mosso il medio adriatico. Domattina sulla regione tornerà il sereno, valori climatici in leggera flessione, correnti da nord-ovest. Sabato 4 settembre la squadra di calcio del Campobasso debutta in casa con ospite il Taranto, nonostante però il completamento dei lavori allo stadio restano i dubbi sull'estensione del numero degli spettatori, con la specifica commissione che deve effettuare ulteriori verifiche. Ma andiamo a vedere i dettagli in questo servizio. Mancano pochi giorni al debutto casalingo della squadra di calcio del Campobasso nel campionato di Serie C. L'incontro con il Taranto avverrà infatti nella serata di sabato 4 settembre. Tanta l'aspettativa dei sostenitori, soprattutto dopo il punto conquistato all'esordio nell'incontro con la forte squadra dell'Avellino, che non ha mai negato le aspirazioni di salire in D. Tutto pronto dunque, i tifosi scalpitano, non vedono l'ora di poter ammirare la nuova squadra di Mister Cudini e testare il valore dei nuovi calciatori che hanno potuto osservare soltanto nelle partite di pre-campionato e nella trasferta con i Lupi dell'Irpinia. Unico problema di questa vigilia è rappresentato dal numero di spettatori ammessi in campo, troppo pochi rispetto alla richiesta per una squadra che già incassa un forte sostegno ed un gran numero di abbonati. I lavori allo stadio sono di fatto completati e in parte già verificati. Resta l'impegno della specifica commissione, che dovrà verificare gli altri fattori inerenti alla decisione di estendere il numero degli spettatori, cosa difficilmente attuabile entro la data del prossimo sabato.
Tutto da rinviare, quindi. Intanto ne sapremo di più nella conferenza stampa congiunta dell'amministrazione comunale e della società che, secondo le ultime notizie raccolte, sarà convocata domani pomeriggio. E l'Olimpia Agnonese torna dopo molti anni ad affrontare un torneo regionale di eccellenza. Il club Granata è al lavoro per un progetto duraturo e ambizioso. Vediamo. Paolo Scampamorte, oramai l'Agnonese guarda al futuro, guarda in avanti. Ricordo molto bello di 14 stagioni di Serie D, però si è concluso con una stagione amara, l'ultima, dagli errori per ripartire in eccellenza. Esattamente, proprio come dicevi tu, penso che ci siamo fermati un attimo, abbiamo ragionato, ci siamo seduti, abbiamo deciso che forse la soluzione migliore era quella di ricostruire un gruppo, di far affiatare di nuovo tutti i dirigenti che ci sono stati, prenderne altri, far avvicinare il pubblico all'Agnone, perché il pubblico agnonese, la comunità di Agnone ha sempre amato il pallone, quindi era giusto ricominciare da qui, progetto ambizioso e si va avanti così. Progetto ambizioso cosa significa? Ci sono sicuramente società come il Termoli e l'Isernia che partono sicuramente in vantaggio rispetto all'Agnonese. Guarda, questo, io parlare di Termoli, parlare di Isernia, io guardo l'Agnone, noi dobbiamo pensare a noi, siamo partiti in ritardo, ma questo non ci spaventa, abbiamo, come detto prima, 14 anni di Serie D alle spalle e forse si riparte dagli errori, ma sicuramente dall'esperienza che abbiamo avuto in passato, quindi io guardo il mio orticello, stiamo piantando pian piano, giorno dopo giorno, persone, soci e anche pubblico, quindi io voglio ripartire da questi tre elementi e soprattutto, come ho detto in precedenza, sicuramente dalle persone di Agnone, perché oggi ripartire con gli agnonesi, anche con un gruppo bello, giovane, voglioso, entusiasta, penso che sia la soluzione migliore per creare questo progetto. Il pubblico agnonese si era un po' allontanato nelle ultime stagioni, come fare per riavvicinarlo? Sì, sicuramente l'Agnonese era abituato ai grandi palcoscenici, Ancona, San Benedetto e non sto qui a elencare. Oggi dobbiamo fare, a mio avviso, tutti un passo indietro, essere capaci di ritornare indietro, ma sono convinto che poi l'Agnonese, appena vedrà i risultati del lavoro che stiamo svolgendo, credo che ci darà una bella mano, perché penso che il pubblico, come dicevo anche da calciatore, soprattutto quello agnonese, è il 13° uomo in campo, e ad oggi a noi ci serve e ci serve molto. E nel CUS Molise di calcio a 5 firma il 21enne laterale Davide Porcari, proveniente dallo Sporting Venafro, un innesto che potrà tornare utile per il quintetto degli universitari del tecnico Marco Sanginario nel corso della prossima stagione sportiva in A2. E con questa notizia di sport è tutto, termina qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci.